non è andata benissimo, ma è andata bene invece nel gigante successivo, quello di Lillehammer. Partito Alberto, porta. Mamma mia che passaggio, lassù straordinario, è stato un metro di linea sopra tutti gli altri. Per favore non riprendetelo così da vicino, se no non si può vedere niente. Nel passaggio alla terza porta straordinario, anche qui a quella seduta sull'esterno, guarda che roba, 1.34, è già nettamente avanti Alberto Tomba, che ha incrementato ancora il suo vantaggio su tutti. È una macchina straordinaria. Non ti sedere, qui ha rischiato un po' Alberto, per fortuna si è ritirato subito su. Forza Alberto. Adesso non c'è bisogno di attaccare più di tanto, ma è grande, è veramente grande. È troppo grande Alberto, adesso sta controllando la gara, almeno questa è la mia sensazione. Ha rischiato un paio di volte, si è messo più tranquillo, non esageriamo però con la tranquillità. Mamma mia, un rischio enorme, era completamente sull'interno, non ha sciato per niente bene nel finale Alberto, comunque gli basta e gli strabasta per andare a vincere con 47 centesimi di secondo di vantaggio su Rudi Nirlik, al terzo posto Marc Girardelli, e con questa altra grande vittoria in slalom gigante Alberto dovrebbe aver conquistato la Coppa del Mondo di specialità senza discussione. Guardate che podio, primo Tomba, secondo Nirlik, il campione del mondo, terzo